Scusa, Lello, scusi, è attaccato. Ok, vado avanti. Carros. Presente. Cerconi. Ciancio. Sì. Cofano. Coia. Giuliano. Gugliotta. Laddaga. Presente. Lancia. Presente. Lanotte. Lelli. Lenci. Lozzi. Presente. Matronola. Poli. Presente. Stelitano. Tredicine, Tutino, presente. Villa, Vitrotti. Allora abbiamo 13 consiglieri presenti, seconda convocazione, quindi possiamo aprire il consiglio con l'ordine del giorno della seconda convocazione. Nomino quali scrutatori, i consiglieri Caccamo, Laddaga, Carlone. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi se non previa comunicazione alla Presidenza. Grazie. Allora, andiamo con il primo punto all'ordine del giorno. Proposte di deliberazione per espressione e parere sulla proposta e regolamento dei contratti. So se il Presidente della Commissione Laddaga vuole illustrare l'atto. Prego. Grazie Presidente, buongiorno, buongiorno colleghi, buongiorno agli uffici presenti. Dunque, la proposta su cui siamo chiamati ad esprimerci questa mattina è per un nuovo regolamento dei contratti. Insomma, è evidente che questa proposta risente di quello che è successo in città negli ultimi mesi, è una proposta molto tecnica, molto particolareggiata, molto lunga. E questa proposta risente di tutte le indicazioni dell'anticorruzione e dell'assessorato, dell'assessore Sabella, che ha lavorato a Roma, sappiamo, nell'ultimo anno, e noi l'abbiamo analizzata in commissione bilancio e poi anche in una commissione congiunta con le commissioni lavori pubblici e sociale, perché evidentemente investiva ampiamente anche le competenze di quelle due commissioni. È utile rilevare che in questo tema, nel tema del regolamento dei contratti, la normativa capitolina è ferma al 93. Quindi insomma sono più di 20 anni che si lavorava con un certo tipo di regolamento, e con questa nuova proposta si cerca di stringere, di infittire un po' le maglie della rete dell'aggiudicazione, non solo della messa a bando, diciamo, di tutti i servizi di Roma Capitale e poi dell'aggiudicazione delle gare. Quindi nuove modalità, nuove criteri per l'aggiudicazione, indicazioni più stringenti sulla possibilità di andare ad assegnazioni dirette, con bandi a chiamata diretta, cosa che sappiamo negli ultimi decenni a Roma è stata, forse se ne è abusato un po' troppo. Io faccio solo qualche notazione, perché appunto ne abbiamo parlato ampiamente nelle commissioni con tutti i commissari presenti, quindi non credo ci sia bisogno di indugiare oltremodo, visto anche che insomma il Consiglio oggi si preannuncia abbastanza lungo. Sottolineo soltanto una cosa che credo sia importante, perché ci siamo trovati spesso anche in quest'Aula negli ultimi mesi a dire che alcuni accorgimenti, alcune novità, alcune modalità con cui si procedeva in questa consigliatura erano dei tecnicismi che poi alla città non servivano, che i cittadini romani chiedevano altro. Ecco, credo sia importante rilevare che la direzione della tecnica che abbiamo audito in commissione, il dottor l'ingegner Lancellotti, ci ha detto che questo nuovo regolamento, che come ha detto è molto più stringente per la pubblica amministrazione, quindi in qualche modo obbliga ad una programmazione
più lungimirante, più a lungo termine, perché i tempi per le gare si allungano e quindi si potrebbe pensare che da un certo punto di vista si complichi tutto un po'. Ecco, per quanto mi riguarda, insomma, visto il periodo, visto quello che è successo negli ultimi anni, preferisco dei tempi un po' più lunghi e magari qualche complicazione in più per gli uffici, forse risolvibile con una programmazione un po' più a lungo termine, piuttosto che correre il rischio di una certa leggerezza leggerezza sull'assegnazione e l'aggiudicazione di gare e appalti. Però l'ingegnere ci ha detto una cosa importante, secondo me, che credo sia utile rilevare in questa sede, cioè che tutto questo nuovo regolamento dei contratti si regge soltanto in un sistema di approvazione di bilanci e di programmazione triennale realistica e fatto tutto nei tempi di legge. E l'ingegnere ha sottolineato così come è avvenuto negli ultimi 2 anni. Ecco, quello che noi tante volte abbiamo rivendicato, cioè il fatto che questa amministrazione sia andata a ripristinare una correttezza nei termini di legge, nelle modalità di approvazione dei bilanci, secondo i termini corretti, riprendendo una programmazione triennale realistica e veritiera sui dati e sui conti, comporta tantissimi benefici. Ecco perché quando noi rivendicavamo il fatto che l'approvazione dei bilanci avveniva ora in tempi di legge, in tempi che permettessero agli uffici una programmazione, qualcuno ci diceva: sì, ma ai romani questo non interessa, non cambia nulla. E no, perché quella è la madre di tanti problemi che poi arrivano a cascata sulla città. Perché se il bilancio non è approvato nei termini di legge, non è approvato nei tempi giusti e corretti, gli uffici non possono programmare, i fondi di bilancio non possono essere assegnati con le modalità corrette, bisogna sempre andare d'urgenza, bisogna sempre andare con modalità straordinarie, e le modalità straordinarie abbiamo visto a cosa ci hanno portato negli ultimi anni. Quindi un regolamento, questo che ci viene proposto, che recepisce tutte le indicazioni della Autorità Nazionale Anticorruzione, del lavoro fatto dall'assessore Sabella qui in città, che comporta appunto delle modalità che speriamo possano cambiare il modo di indire gare e bandi e di procedere alle aggiudicazioni qui a Roma. Abbiamo proposto in commissione alcuni emendamenti, recependo le indicazioni proprio dell'ingegner Laccellotti e anche quelle della Giunta, che si sono soffermati in particolare sul sociale, ma credo che ne parleremo dopo, oppure no, sono già in delibera, Presidente, quindi posso illustrarli già adesso. Allora, in commissione in particolare abbiamo proposto e votato due emendamenti. Uno che si riferiva che esplicitava meglio il rapporto tra il RUP, cioè il responsabile uno del procedimento delle varie gare, e il dirigente responsabile del settore, perché non era ben esplicitato. No, anche questo è risultato. Che è successo? No, sì, in delibera ci sono questi due, io li ho visti, quindi sono... Se posso avere una copia della delibera? Scusate, per favore, togliamo in mezzo queste cose adesso. Una copia sola, c'è? Scusate. Sì, allora, delibera, abbiamo il parere favorevole con: all'articolo 7 aggiungere un comma 6 che il responsabile del procedimento è tenuto ad informare ed aggiornare il dirigente competente in merito a tutta l'attività contrattuale ed esecutiva. Questa è la prima modifica che abbiamo suggerito nella seduta congiunta e che abbiamo votato favorevolmente. E la seconda era probabilmente una svista, laddove si diceva che il dirigente doveva occuparsi del Duvri e di individuare le spese per la sicurezza sulle gare, e invece il dirigente individua il soggetto che provvede ad espletare queste. Queste pratiche, diciamo, a incaricare il soggetto che deve
predisporre il Duvri e i calcoli per la sicurezza. E poi abbiamo recepito alcune osservazioni della Giunta in merito al comparto del sociale, aggiungendo nella narrativa alcuni riferimenti normativi appunto alla vigente normativa in merito al settore del sociale. Io non credo di dover aggiungere altro, insomma, al limite interverrò al termine della discussione. Grazie. Grazie, consigliere Laddaca. Allora, come ha detto il Presidente della Commissione, gli emendamenti che sono stati affrontati, discussi in Commissione, sono parte integrante della proposta di delibera. Quindi non c'è una discussione a parte e una votazione a parte sugli emendamenti, ma c'è una discussione e votazione sull'atto e basta. Allora, apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Ci sono richieste di interventi su questo... Scusate, per favore, vedo un po' di... Scusate un attimo, per favore. Allora, non ci sono richieste di intervento, allora passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Coglia, prego. Allora, diciamo che la materia trattata dal regolamento contratti è molto complessa e secondo me andava analizzata meglio. Abbiamo invitato due volte l'ingegner Lancellotti che ci ha dato delle preziose indicazioni su alcuni punti migliorabili. Il problema è che questo si incrocia col codice degli appalti, quindi chi non è del settore diventa difficile entrare nel merito e capire bene queste nuove regolamentazioni come influiranno poi sugli appalti. È materia molto complessa, avrebbe meritato a mio avviso approfondimenti più dettagliati anche con gli uffici e non superficiali, ma non per colpa degli uffici, per carità, perché tutti noi abbiamo tantissime cose da fare, ma una cosa è analizzare una proposta di deliberazione semplice, faccio l'esempio di quella per la riduzione dei teatri e cinema, insomma, al di là del contenuto con il quale non siamo d'accordo, e una cosa è analizzare un regolamento molto complesso che avrebbe richiesto a mio avviso un paio di mesi per essere analizzato, però probabilmente i meccanismi analisi dei regolamenti non lo permettono. Per questo motivo ci asterremo, perché non è possibile, a mio avviso, in così poco tempo analizzare bene se questo regolamento migliorerà le cose o le peggiorerà. Grazie. Grazie, consigliere Coglia. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole al parere favorevole? Consigliere Belisario, si è alzato la mano. È nascosto, eppure è abbastanza alto. Allora, chi è contrario? Chi si astiene? Allora, si astiene. Madrona, Carlone. Chi ha passato il turno con Coglia? Per favore. Non partecipa al voto? Favorevole. Favorevole. Consigliere Steritano, qui le segretarie non hanno capito bene l'espressione di voto. Con la maggioranza del Consiglio. Cioè, no, nel senso mi volevo far vedere. Allora, è stato interpretato. Posto? Voti favorevoli.
favorevoli e l'astensione dei 10 favorevoli. 10 voti a favore, nessun contrario, 6 astenuti, quindi l'atto è approvato. Grazie. Passiamo al punto numero 2, ripeto, siamo sempre in seconda convocazione. Proposta di deliberazione d'iniziativa della Giunta Municipale avente ad oggetto, per favore, istituzione di un unico albo delle associazioni culturali operanti nel territorio del municipio Roma 7. Chi è che presenta l'atto? Presenta la Commissione o l'assessore? Assessore, prego. Grazie Presidente. Allora, si tratta di una delibera per l'unificazione degli albo delle associazioni culturali e anche ovviamente per l'unificazione delle procedure con cui viene istituito l'albo. E, anche qui venivamo insomma da due esperienze diverse per quanto riguarda l'ex nono e l'ex decimo municipio, abbiamo fatto una valutazione e insomma l'istituzione di una commissione che si riunisce periodicamente in modo da valutare sia ovviamente l'iscrizione all'albo ma anche di verificare periodicamente le vecchie associazioni già iscritte ci sembrava la procedura migliore. Ovviamente chi è già iscritto, le associazioni che sono già iscritte nei due albi dovranno soltanto confermare, cioè verranno chiamate dagli uffici e dovranno semplicemente riconfermare l'iscrizione, non ci sarà nessun problema ovviamente per loro. L'altro elemento che si introduce in questa delibera è un appuntamento, almeno un appuntamento annuale fisso, con un incontro insomma tra il Presidente, l'assessore e tutte le associazioni culturali del municipio e sarà ovviamente un appuntamento di confronto, di condivisione anche per affrontare le questioni. Non abbiamo ritenuto fosse necessario pensare a una consulta vera e propria, però ci tenevamo a fissarlo come un appuntamento in qualche modo istituzionalizzato all'interno della delibera. Le cose fondamentali insomma sono queste, è passato in commissione, mi pare che insomma non ci sono stati grandi problemi, c'è stata una discussione piuttosto tranquilla, insomma una decisione piuttosto condivisa, quindi io mi fermo qui, grazie. Grazie Assessore, allora apriamo la discussione, chi vuole intervenire? Consigliere Laddaca, prego. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Scusate. Come ha ricordato l'Assessore, abbiamo analizzato questa proposta in Commissione Cultura, dove c'è stata, ora se non vado errato, sembra unanimità, ma insomma comunque una larghissima maggioranza su questa proposta che insomma sulla quale discutevamo da un po', nel senso l'assessore ci aveva detto già da qualche mese che stava lavorando a questa proposta, poi alcune vicende degli uffici hanno portato un po' di rallentamento e insomma, si tratta semplicemente di unificare le procedure più che altro di accreditamento delle associazioni culturali per la creazione di un albo unico per tutto il municipio. Ci sembra positivo che si sia scelto, come dire, si sia andati nella direzione delle procedure dell'ex nono, dove c'era una commissione che comunque in qualche modo giudicava l'iscrizione e le caratteristiche, le prerogative delle singole associazioni, non era automatica l'iscrizione nell'albo, così come anche in commissione abbiamo apprezzato l'inserimento di questa, insomma, piccola condizione che però in qualche modo impegna il Presidente del Municipio o l'assessore che ha la delega ad incontrare almeno una volta l'anno le associazioni culturali. Insomma, se è vero, sappiamo qual è la situazione del bilancio, delle voci di bilancio sul settore cultura in questi ultimi anni, quindi insomma, a volte si ritiene di non dover incontrare le associazioni non avendo forse molto da offrire in questa fase storica per la città, però comunque poter dare a chi opera poi
nel concreto, nel quotidiano, sul territorio, sul nostro territorio, nel settore della cultura, comunque dargli almeno modo di poter incontrare la figura politica, diciamo, responsabile del municipio almeno una volta l'anno ci è sembrata una cosa più che opportuna e che quindi abbiamo accolto favorevolmente. Ne approfitto, faccio già dichiarazione di voto della lista civica, così risparmiamo un po' di tempo dopo, che è ovviamente favorevole alle creazioni di questo unico albo. Grazie. Grazie consigliere Valtaca. Chi altro vuole intervenire? Consigliere Stelitano, prego. Sì, grazie Presidente. Io non facendo parte... Sento. Grazie Presidente, signori consiglieri. Io non facendo parte di questa commissione, perciò non ho potuto portare un contributo sull'argomento. Lo faccio in consiglio in maniera molto così serena, pacata e con come ha fatto il consigliere Laddaca, anche con la dichiarazione di voto favorevole. Però ritengo che sia importante in questo momento di bilanci di fare un resoconto su che cosa hanno fatto in questi anni le associazioni culturali. Sarebbe cosa buona e giusta ricontrollare le associazioni culturali che hanno avuto dei locali dell'amministrazione, che cosa stanno facendo, come sono i bilanci, qual è la mole di partecipazione hanno avuto, alcuni fondi, mi immagino per esempio a Quarto Miglio c'è un'associazione culturale che ha un locale e non ho mai visto far niente. Probabilmente sono stato io poco attento, sicuramente, però è difficile che mi sfugge se nel mio territorio, se nel nostro territorio, se nel vostro territorio succede qualcosa e voi non ve ne accorgiate, o facciamo finta di non sapere. Allora, le associazioni sportive abbiamo fatto un lavoro e anche lì va proseguito il fatto di rendicontare, di notare, di vedere che abbiamo dato e l'amministrazione comunale ha dato in gestione le piscine in via Lucrezia Romana e sono 30 anni che è lo stesso. Bisognerebbe rimuovere le acque, perché, visto che siamo in piscina, perciò ecco, io non ho fatto nessun emendamento alla delibera, però penso che sia arrivato il momento di andare a controllare quelle strutture che noi abbiamo dato in gestione, associazioni culturali, che di culturale c'è poco, che di rendicontazione non l'abbiamo mai vista, almeno io, però facendo parte di questo consiglio, facendo parte, come prima signor Presidente, lei notava e diceva come ha votato? Ha votato con la maggioranza, perché io mi sento di questa maggioranza, pure se qualche volta non tutti quelli della maggioranza sono al corrente di quello che succede e che fa la maggioranza, qualche volta è in più informato la minoranza di una parte della maggioranza. Perciò io ve lo dico così: va bene tutto, ma va bene che al più presto nell'albo facciamo il punto della situazione per capire che cosa fanno queste associazioni, per aiutarli, mica per voler controllare, perché hai visto mai che può essere portato un contributo all'associazione del Parco degli Acquedotti, l'associazione nel Parco scusate del... No, per favore. Il consigliere Matrono rischiava di cascare, non volevo che cascava, magari sbatteva la testa, l'ha già sbattuta più di una volta, anche da piccolo, però la prego, non è importanza quello che dice, non mi interessa se lei l'ascolta meno, però mi faccia finire di parlare. Detto questo, io finisco, la riflessione che vorrei portare a tutti voi è di fare un gruppo di lavoro
del Consiglio. L'amministrazione va bene, ma noi abbiamo chiesto i voti ai cittadini per portare un contributo, e il contributo si porta in aula. Grazie. Grazie consigliere Steritano. Altri interventi? Non ci sono altri interventi. Scusate, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono le dichiarazioni di voto? Non ci sono le dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Facciamo la controprova. Allora, chi è contrario? Chi si astiene? Allora, è approvata con 13 voti a favore, 3 contrari. Allora, metto a votazione l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Cerconi e la notte non li consideriamo nella votazione, perché non c'entra questa votazione. Chi è contrario? Chi è contrario? Contrario all'immediata eseguibilità. Chi si astiene? È approvata l'immediata eseguibilità con 13 voti a favore. Allora, passiamo adesso al terzo punto dell'ordine del giorno, proposta di deliberazione avente ad oggetto autorizzazione e iscrizione ai centri sociali anziani del municipio Roma 7. Di anziani residenti nei municipi limitrofi. Chi è che presenta l'atto? Non c'è la consigliera Vitrotti, presidente della commissione. Consigliera Carlus, prego. Ah, presidente, assessori e colleghi consiglieri. E all'ordine del giorno c'è la proposta di deliberazione avente ad oggetto autorizzazione e iscrizioni ai centri sociali anziani del municipio Roma 7 di anziani residenti nei municipi limitrofi. Queste delibere erano già state sottoposte in commissione da diverso tempo, ci hanno aiutato nella procedura prevista dal regolamento gli uffici competenti, pertanto la proposta di deliberazione prevede di procedere all'iscrizione dei centri sociali anziani del municipio 7 dei seguenti anziani. Come al solito è un atto dovuto, anche se la discussione appunto sull'iscrizione di alcuni anziani dei municipi limitrofi è stata vista diverse volte, in quanto inizialmente abbiamo voluto appunto un confronto anche con gli uffici stessi, ma sia l'accorpamento dei due municipi vede l'utilizzo anche dei centri anziani nel nostro municipio di alcune persone residenti in municipi limitrofi, pertanto si richiede di procedere all'iscrizione al centro sociale anziani di San Giovanni della signora Ciocca Maria Giovanna, Corbo Gerardo, Enrichi Silvio, Palazzo Pietro, Riva Maria, Zanni Adele, e nel centro sociale di via Iberia Buda Antonio, Salvi Sonia, Buda Antonio, centro sociale anziani Villa Lazzaroni, Alleruzzo Lidia, Mariani Aida, centro sociale anziani Villa Fiorelli, Anzidei Italo, centro sociale Cinecittà Est, Esposito Rita, Mastracci Angela Maria, Minchella Celeste, Piccoli Anna Maria, Scaramella Egea, e centro sociale anziani Quarto Miglio, Cialini Silvia, Fraticelli Amedeo, mentre per la torretta Marrama Rosalba. E basta.
questi sono gli elenchi dei in delibera. È un atto dovuto, quindi non penso, insomma, ci siano problemi. L'espressione della commissione è stata favorevole. Grazie, consigliera Carrus. Apriamo la discussione. Ci sono interventi? No. Consigliere Sterida. Sì, presidente e colleghi consiglieri, perché non vi sfugge a tutti voi che portiamo in consiglio questi atti importantissimi se un anziano si sposta a un altro centro e un anziano viene sostituito da un altro anziano e poi le associazioni culturali del nostro territorio usano fondi e non sappiamo come li usano. E noi stamattina, per carità di Dio, io voterò favorevole nello spostamento di Voto Antonio a un centro anziani con un altro, però secondo me impegnare un consiglio municipale su queste cose di alta cultura, di alta socialità, secondo me è sbagliato. Grazie. Grazie a lei, consigliere Stritano, però noi dobbiamo farlo, dobbiamo portarlo in consiglio, così prevedono le norme. Allora, ci sono altre richieste di intervento? No. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Consigliere Belisario. Mettiti in avanti, no, perché non vediamo. Troppo basso, alzati in piedi. Allora, facciamo una controprova. Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno. Chi si astiene? Cogliellozzi, buon presente in aula, non partecipa alla votazione. Consiglieri Cogliellozzi, voi non avete partecipato alla votazione? Sì, sì. No, la segretaria è un piccolo. Allora, è anche arrivato il consigliere Giuliano, che non so se come. Allora, 18 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto, quindi l'atto è approvato. Metto in votazione anche l'immediata, come richiesto dagli uffici, eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Allora, approvata l'immediata, no, scusi presidente, passiamo, no, scusi, io non ho votato favorevole, io mi sono astenuto, presidente, sull'immediata eseguibilità. Sì, sì. Allora, scusate un attimo, allora abbiamo detto chi era favorevole, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Consigliere Sterità. Allora, 17 voti a favore, un astenuto, quindi approvato. Passiamo sempre per quanto riguarda i centri anziani, un'altra proposta di delibera, approvazione del calendario relativo allo svolgimento dell'operazione di voto per l'elezione degli organi di gestione del centro sociale anziani municipio Roma 7 San Giovanni. Consigliera Carrus, prego. Allora, di nuovo. E il secondo punto all'ordine del giorno rispetto alle proposte di deliberazione avente ad oggetto approvazione del calendario relativo allo svolgimento dell'operazione di voto per l'elezione degli organi di gestione del centro sociale anziano del municipio Roma 7 San Giovanni, è uno degli ultimi che rimaneva per il calendario del 2015, come diceva giustamente prima lei presidente, sono atti dovuti perché il regolamento all'articolo 16, regola 1, prevede che il comitato di gestione venga, lo svolgimento delle operazioni di voto vengano fissate dal consiglio municipale con propria deliberazione. Pertanto il Consiglio oggi delibera di indire le elezioni del Presidente del Comitato di Gestione presso il Centro Sociale Anziani San Giovanni il 10 dicembre 2015. Grazie. Grazie consigliera Carrus. Apriamo la discussione.
Chi vuole intervenire? Nessuno. Passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Scusate, per cortesia. Facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. No, no, gli ha dato 19 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto. Mette in votazione anche per questa l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Tutti a favore stavolta. Tutti a favore. Facciamo, chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno. Chi si astiene? Allora, approvata con 19 voti a favore. Passiamo all'ultimo atto, riguarda i centri anziani, ratifica delle surroghe dei consiglieri di comitato di gestione del centro sociale anziano, via Iberia, Quarto Miglio, Morena, La Torretta, Romanina. Prego, consigliera Carrus. Allora, la proposta di deliberazione è già presentata, diciamo, come intitolazione dal Presidente, prevede di ratificare, prevede la ratifica delle surroghe dei consiglieri dei comitati di gestione del centro anziani, appunto, sia di via Iberia, approvato con deliberazione numero 15 del 5 dicembre del 2013, che risulta così costituito: Presidente Barluzzi Nazareno, consiglieri De Angelis Gino, Mecozzi Lorenzo, Giacchè Gianfranco, Sabini Bruno, Pangia Maria, Rossignoli Luciana, mentre di ratificare la surroga del signor Ripani Giancarlo nel comitato di gestione del centro anziani di Quarto Miglio, approvato con deliberazione del numero 16 del 12 marzo 2015, che risulta così costituito: Presidente Marocchini Franco, consiglieri De Negri Giampiero, Campagnani Franco, Camillo Roberto, Viola Maria Gabriella, Jacobelli Ornella, Ripani Giancarlo. Di ratificare la surroga della signora Penserini Rossana nel centro sociale anziani Morena, approvato con deliberazione numero 17 del 12 marzo del 2015, che risulta così costituito: Forieri Antonio, Camillo Rita, Sanino Amelia, Ciantia Filippa, Marra Nicola, Pesciarelli Anna Maria, Colantuoni Pietro, Ciampoli Antonietta, Penserini Rossana. Di ratificare la surroga della signora Mennella Maria Antonietta nel comitato di gestione del centro anziani La Torretta, approvato con la deliberazione numero 19 del 12 marzo 2015, che risulta così costituito: Presidente Gottardi Franco, Pozzi Giancarlo, Morasca Mario, Francescangeli Elio, Marchetti Osvaldo, Rossi Italo, Di Pietrantonio Vincenzo, Di Benedetto Mario, Volbi Roberto, Petracca Massimo, Mennella Maria Antonietta, e di ratificare infine la surroga del signor De Angeli Giuseppe e del signor Annichiarico Enzo nel comitato di gestione del centro sociale anziani Romanina, approvato con la deliberazione numero 20 del 12 marzo 2015. Quindi il presidente Paiella Luciano, consiglieri Persia Osvaldo, De Santis Gianna, Anderlini Irene, Belli Walter, Costantini Aiuto, Macis Orazio, De Angelis Giuseppe e Anni Chiarico Enzo. Grazie. Grazie a lei, consigliera Carrus. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Nessuno. Passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole?
sì, sì. Facciamo la controprova. Facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Allora, 18 voti a favore, 2 astensioni, quindi è approvato. Metto in votazione anche per questa delibera l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, concessa con 18 voti a favore e 2 astensioni. A posto. Allora, passiamo adesso, ripeto, siamo sempre in seconda convocazione, al punto numero 6, mozione a firma dei consiglieri Laddaca, Caccamo, Carusi, Vitrotti, Coglia, Poli, avente ad oggetto 4 passi nella storia e un tuffo nella natura. Chi è che presenta l'atto? Consigliere Laddaca, Presidente della Commissione, prego. Grazie Presidente. Sì, diciamo, sottolineo soltanto che i firmatari figurano soltanto in quanto membri della Commissione che hanno votato l'atto, quindi diciamo che questo è in realtà un atto della sesta Commissione, della Commissione Cultura. Dunque quest'atto nasce dalla... è una delle conseguenze positive della settimana della promozione turistica, durante la quale è stata svolta una visita gratuita al Museo delle Mura di Porta San Sebastiano. In quella sede la direttrice del museo della sovrintendenza capitolina, la dottoressa Loreti, disse che come sovrintendenza e come Museo delle Mura stavano lavorando ad un progetto di valorizzazione, visto l'enorme sforzo che è stato fatto su quello splendido sito negli ultimi anni da parte dell'amministrazione, soprattutto in seguito, credo lo ricorderete tutti, ad un parziale crollo, ad un distacco di una parte della muratura tra l'Appia Antica e la Colombo. Quindi appunto in seguito a quel danneggiamento furono fatti degli interventi di restauro e degli interventi di valorizzazione di tutto il sito. La dottoressa Loredi ci disse che appunto la sovrintendenza stava lavorando ad un progetto di visite gratuite che coinvolgessero soprattutto la cittadinanza e i residenti del settimo municipio e dell'ottavo, perché il museo si trova ad un punto di confine, in realtà è un punto di confine tra tre municipi, cioè tra il primo, il settimo e l'ottavo. Questo progetto prevedeva di coinvolgere appunto i residenti per una migliore conoscenza del sito e quindi anche del proprio territorio, in particolare con l'interessamento delle scuole. Solo per cortesia, chiedo un attimino all'Aula di stare un pochettino attenti, grazie. Prego, consigliere Laddaca. Presidente, mi dispiace, ma insomma devo sottolineare che quando si parla di cultura purtroppo vedo che c'è sempre una distrazione di massa, o quasi sempre, in quest'Aula. Evidentemente alcuni temi sono ritenuti sempre meno importanti, forse perché spostano meno soldi, ma insomma, vabbè, andiamo avanti. Quindi questo progetto che si stava allestendo e che prevedeva anche di usufruire dell'apporto di alcune ragazze coinvolte grazie al progetto di Garanzia Giovani. E quello che ci disse però la dottoressa era che non stavano, come dire, l'invito non stava riscuotendo molto, soprattutto molta attenzione, cioè avevano difficoltà proprio a contattare i centri anziani e le scuole, e quindi in qualche modo chiedevano una mano
alla Commissione Cultura e ovviamente al Municipio tutto. Noi abbiamo audito in commissione le responsabili della sovrintendenza e anche alcune delle ragazze che si sono preparate per questo progetto, insomma ragazze che sono tutte poi delle professioniste, cioè laureate o in archeologia o in storia dell'arte, e abbiamo audito in commissione e poi come commissione sesta abbiamo svolto un sopralluogo nel Museo delle Mura, un sopralluogo in cui tutti i commissari in realtà si sono stupiti del valore del sito, che purtroppo è uno di quelli sconosciuti ai più, anzi abbiamo visto dal diario lì delle firme, dal libro delle firme che è tenuto all'ingresso, che c'è una sproporzione tra i visitatori stranieri e italiani e soprattutto romani incredibile, quindi c'erano firme e ringraziamenti e attestazioni di apprezzamento del sito in inglese, in francese, insomma in tantissime lingue estere, e pochi romani che vanno a vedere questo museo, che tra l'altro è anche un museo di ingresso gratuito, è uno dei musei civici ad ingresso gratuito. Quindi avendo visto insomma il valore del sito, che permette di avere come dire, un'idea molto precisa poi di come funzionava il sistema difensivo della città di Roma a partire dal terzo secolo dopo Cristo e poi per tutto il Medioevo e il Rinascimento, perché insomma le mura sono state funzionanti fino al 1870, fino alla breccia di Porta Pia, abbiamo inteso come commissione predisporre una mozione che impegnasse la giunta tutta, visto che appunto vengono coinvolte le scuole, cioè vorremmo che fossero coinvolte le scuole, i centri anziani, e noi come commissione abbiamo proposto anche i comitati di quartiere. Quindi l'impegno è ad organizzare un incontro qui in municipio con i responsabili della sovrintendenza di questo progetto e i responsabili, i coordinatori e i dirigenti scolastici e i presidenti dei centri anziani e dei comitati di quartiere, semplicemente per presentare il progetto, che prevede quindi delle visite guidate al Museo delle Mura e al complesso di Massenzio sull'Appia Antica, che è subito fuori dal nostro municipio, quindi non è le mura, appunto il Museo delle Mura è un vertice del nostro territorio, il complesso di Massenzio non è nel nostro territorio ma è subito all'esterno, insomma, quindi pensiamo che comunque coinvolga in modo importante il nostro territorio. Un incontro per presentare il progetto, che appunto prevede delle visite guidate gratuite ai due siti e poi delle attività, come dire, di feedback o di trasmissione della memoria su ricordi, soprattutto da parte dei più anziani, magari con delle foto di famiglia che furono scattate in quei due siti, oppure di rielaborati da parte delle scuole. In commissione abbiamo anche ipotizzato di poter in qualche modo usufruire dei mezzi del trasporto scolastico gratuitamente per questa attività, poi con insomma, la responsabile dell'ufficio scuola ci è stato spiegato che in realtà appunto il bando del trasporto scolastico è molto rigido sul chilometraggio, però chiediamo di verificare se non ci possono essere magari delle possibilità di convenzione particolare con le ditte che già svolgono questo servizio, che possono offrire i mezzi alle scuole con delle tariffe ridotte. Quindi in questo caso parliamo però di una spesa da parte della scuola e degli studenti, quindi come avviene per le normali gite. Quindi questa mozione non prevede alcuna spesa per l'amministrazione pubblica, e insomma io mi auguro che tutta l'aula voterà favorevolmente ad una attività che appunto per noi non ha spese, che riguarda la valorizzazione e una migliore conoscenza del patrimonio storico archeologico del nostro territorio e che investe in particolare gli anziani e gli studenti, i bambini e i ragazzi del municipio. Grazie. Grazie consigliere D'Altaca. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente. Non avrei voluto intervenire perché condivido molto questo progetto che vuole coinvolgere i ragazzi delle scuole, vuole coinvolgere le scuole, vuole utilizzare il trasporto scolastico per i piccoli utenti che, ahimè, noi abbiamo pochi mezzi per i disabili e per tutto il territorio, e quindi dovranno usare il trasporto scolastico per questo progetto, il coinvolgimento dei dirigenti. Io convengo su tutto, è vero che da agosto che non abbiamo l'assessore alla scuola,
ma esiste anche una commissione scuola che avrebbe gradito senz'altro un coinvolgimento pieno in questo percorso, perché poi di questo si tratta. Se è vero che dovremmo fare questo incontro per promuovere, perché sono d'accordo sul sistema difensivo e tutto quello che i ragazzi potranno apprendere solo guardando questo pezzo di città che è straordinario e irripetibile, e io ritengo che si debba anche discutere necessariamente, ma non una discussione che debba chissà cosa, quale elemento nuovo possa dare, ma un piccolo contributo che la Commissione Scuola potrebbe dare a questo indirizzo condivisibile e votabile. Proprio per questo chiedo al Presidente della Commissione Cultura che, se ci pregiamo di coinvolgere le scuole e ne trascuriamo le istituzioni che del resto ne fanno parte ai massimi livelli, diventa qualcosa che sofferente. Io ringrazio il Presidente, ringrazio l'Aula, perché sicuramente ci accingiamo a votare un atto pienamente condivisibile, però metterei nell'impegno di condividere nel prossimo incontro, visto che invitiamo i dirigenti, gli alunni, di formulare una proposta in cui si analizzano un po' tanti altri temi che si intrecciano con l'aspetto delle scuole, soprattutto in questo momento dove alcune nostri plessi sono chiusi perché inagibili, perché l'acqua, perché le infiltrazioni, perché una serie di problemi attanagliano il mondo della scuola. Proprio per questo ritengo che, se noi vogliamo coinvolgere le scuole, dobbiamo dare anche altre risposte che naturalmente si aspettano tutti, quindi dalla manutenzione. Non a caso questa compagine che si accinge a cambiare passo su Roma parte dalla scuola e da interventi che devono necessariamente intervenire nell'ambito dei plessi scolastici, ma di tutta la scuola in generale. E se noi ci mostriamo sofferenti da questo punto di vista, è ovvio che il mondo della scuola non partecipa. Questo è il punto per cui si chiede la partecipazione dei nostri piccoli utenti a questo progetto. Dice, non partecipano, cioè, ce l'ha a due passi, è un posto meraviglioso, però molte volte alcuni aspetti che i nostri giovani dovrebbero curare di più per percorrere la memoria, per percorrere la storia che è ricca di monumenti nel nostro territorio, purtroppo non hanno né il tempo né la possibilità, proprio per un fatto di rapporti che viviamo col mondo della scuola. Quindi che le istituzioni sappiano comunicare e coinvolgere al meglio il mondo della scuola. Anzi, se il Presidente ne è d'accordo, nella mozione si potrebbe anche aggiungere nell'impegno. Grazie. Grazie consigliere Ciancio. La richiesta del consigliere Ciancio è legittima, quindi se i firmatari della proposta di mozione concordano con questa richiesta, io sospenderei un minuto il consiglio, casomai sì. Prego consiglio. Scusate, per favore. Scusate, per favore, che c'è? Scusate, no, non deve, consigliere Taga non deve rispondere a nessuno. Allora, un attimo. No, io ho detto una cosa. Se i firmatari, c'è una richiesta del Presidente della Commissione Scuola, se i firmatari, diciamo che poi sono i componenti della Commissione, se ho capito bene, ritengono opportuno, diciamo, accogliere questa richiesta, quindi di integrare la parte che l'impegno, io sospenderei, se c'è questa volontà chiaramente, sospenderei un attimo, 5 minuti il consiglio. Se da parte dei firmatari diciamo non si recepisce, non si intende raccogliere questa richiesta, andiamo avanti. Tutto là. Presidente della Commissione, Presidente, prego. Scusi, io non voglio assolutamente fare polemica, figuriamoci su una cosa del genere, quindi mi sembra proprio, però noi chiediamo di fare da cassa da risonanza ad un progetto della sovrintendenza. Cioè, non è che la Commissione Cultura è entrata nel merito di come questo progetto verrà sviluppato nelle scuole, questo è un progetto di un altro ente
pubblico che ci ha chiesto che questa cosa sia pubblicizzata. Quindi noi come Commissione di Cultura, avendo una valenza culturale questa questione, abbiamo chiesto di fare un incontro in cui si invitano le scuole. Allora, mi sembra un pochettino sterile questa discussione che ogni tanto ci troviamo a fare. Ieri in Commissione Commercio sono state audite i due gruppi della Polizia Locale del Settimo Municipio. Nessuno si è sognato di invitare anche la Sesta Commissione che ha competenza sulla Polizia Locale, e io non mi sono sognato di dire che doveva essere investita anche la Commissione Sesta che ha competenza sui, perché evidentemente era una questione che investiva di più la Commissione Commercio e marginalmente anche la Polizia Locale. Ora, se vogliamo, io non ho capito neanche la proposta qual è, dobbiamo rifare un passaggio in Commissione Scuola, la Commissione Scuola deve dire cosa, che è d'accordo a che siano invitate le scuole a questo progetto. Francamente mi sembra un po' una cosa, considerando che è un mese che ne parliamo e membri della Commissione Scuola sono presenti anche alla Commissione Sesta, nessuno ha avuto da dire, anche perché allora, visto che si parla di centri anziani, dobbiamo fare anche una cosa con la Commissione Sociale. Cioè, francamente, per un progetto del genere già pronto, che la sovrintendenza ci chiede che sia presentato ai centri anziani, alle scuole, non lo so, mi sembra a volte che ci dobbiamo per forza fare delle polemiche sterili, inutili, soltanto per risegnare il territorio di competenze. Non lo so, guardi, veramente non ho... ho capito, consigliere Valdà, quindi diciamo l'intendimento di non recepire questa richiesta. Se ho capito bene, di mettere nella parte, scusate, per favore. Ma poi per favore, consigliere tutti in un attimo. Allora, a parte, giustamente non è stato accolto da tutti i firmatari per integrare la cosa. Però la richiesta, se ho capito bene, un attimo, consigliere Carloni, è del consigliere Ciancio di mettere nella parte dell'impegno un coinvolgimento, un interessamento in questo progetto della Commissione Scuola, tutto là. Quindi, un attimo, per favore. Allora, consigliere Trotino, che c'è? Presidente, prego. Non sono emendabili le mozioni. La mozione non è emendabile. Ma non si parla nessuno ha parlato di emendamenti. Poi c'è un altro. Scusate, per favore. Presidente, se mi esprimo, c'è un altro aspetto. Nel momento in cui si andasse, come al solito, a creare un precedente di questo tipo, ci si è lavorato in commissione, adesso questa non è una cosa emendabile, questo sarebbe di fatto un emendamento. Sarebbe un emendamento aggiuntivo, ma non è emendabile. Se tutti i firmatari sono d'accordo, ma la mozione si può anche modificare, non è quello il problema. Devono essere d'accordo tutti i firmatari. Primo, occorrerebbe verificare se tutti sono qui, e secondo, se non è emendabile, non è che se siamo. Può essere integrata, però. Se tutti i firmatari sono d'accordo, abbiamo già fatto precedentemente. Se tutti i firmatari sono d'accordo, si può integrare. Manca uno dei firmatari, tra l'altro. Ho capito, consigliere, non sto dicendo sì o no, sto dicendo come funziona. Allora, consigliere Matrona, no, consigliere Carloni, prego. Parla lui. No, per carità. Buongiorno a tutti, io intervengo molto poco perché tutte certe polemiche non le condivido, perché le polemiche in questo caso penso che siano abbastanza sterili ed inutili. Abbiamo visto la importanza di tale iniziativa, ho partecipato, sono componente della commissione, e l'unica cosa che devo lamentare è non vedere la mia firma in quella risoluzione. L'ho visto in quella mozione. L'ho visto sul cellulare quando mi è arrivato la mail e ne sono rimasto abbastanza sorpreso. Chiedo innanzitutto porrò la mia firma, perché la condivido appieno l'iniziativa, e penso che tutte queste, diciamo, polemiche ne sorgono intorno a queste iniziative siano abbastanza inutili, per cui credo che questa mozione sia abbastanza condivisibile anche da parte nostra, e che questa iniziativa si divulghi il più possibile tra il mondo scolastico, perché l'importanza di conoscere alcune cose, che da dove veniamo e dove vorremmo andare non si sa, è importante per la nostra conoscenza e il nostro diciamo avvenire, quello che vogliamo fare dopo. Quindi io
chiedo di poter apporre la firma e condivido pienamente questa mozione. Grazie. Chiaramente sento una mozione, tutti i consiglieri che la condividono la possono firmare, quindi non c'è un limite alle firme. Consigliere Caccamo, prego. Premetto che sono anch'io d'accordo e abbiamo insieme portato avanti questa mozione, compilato diciamo così questa mozione a seguito delle visite che abbiamo fatto presso il Museo delle Mura. In questo momento mi sembra assurdo portare avanti queste polemiche, però penso che se il consigliere Ciancio ha fatto una proposta, un minuto di sospensione del consiglio per capire bene cosa possiamo inserire in questa mozione per arricchirla, credo che non si debba negare. E un'altra cosa, non vorrei fare l'avvocato difensore di nessuno, però il Presidente della Commissione all'inizio ha detto che le firme che sono su questa mozione, la mozione è stata condivisa in Commissione, quindi le firme forse era superfluo metterle in questa mozione. Ecco, quindi questa mozione è stata condivisa in Commissione, eravamo tutti d'accordo, per cui... voglio dire, scusate, quindi ribadisco, secondo me fare un minuto di sospensione per ascoltare meglio il consigliere Ciancio, perché io pure non ho capito bene cosa vuole, come vuole integrare la mozione. Se questo può arricchire la mozione, io sono d'accordo a fare il minuto di sospensione. Io sono una dei componenti della commissione e sono d'accordo per fare il minuto di sospensione. Grazie. Le mozioni non sono mozioni della Commissione, sono mozioni dei consiglieri, quindi è giusto che ci sia la firma in fondo alle mozioni, è corretto. Avevo chiesto di intervenire l'assessore prima. Poi. Consigliere Patrona, va, prego, va, vada. Due parole. Io in linea a quello che ha detto il mio vice capogruppo, perché mi sembra una cosa giusta, la proposta che faccio è che la mozione venga firmata da tutti e 25 consiglieri, quindi non ci sono più problemi, perché credo che l'iniziativa sia un'iniziativa bella. L'unico dubbio che mi lascia un po' perplesso è l'utilizzo dei veicoli adibiti al trasporto, quello mi lascia un po' perplesso, perché del tutto gratuito se dobbiamo girare mi sembra una cosa un po' azzardata. Però se il Presidente della Commissione sesta ha ritenuto inserire appena questo piccolo trafiletto, io penso che si sia già informato con le ditte che trasportano tutti quanti, perché altrimenti sarebbe soltanto aggiungere un qualcosa che solo per arricchire la mozione, ma non servirebbe a nulla. Pertanto, ripeto, la proposta, se sono tutti d'accordo, è quella di firmare, siccome è un'iniziativa del Consiglio, è una mozione, giustamente la firmiamo tutti e 25 i consiglieri e va avanti. Questo perché da oggi cambia la linea di questo Consiglio, perché non avendoci più i referenti al Consiglio, al Sindaco e gli assessori tutti dimessi, questo Consiglio da oggi dovrebbe cambiare. Abbiamo un commissario, consigliere Patrona. Dovrebbe cambiare il sistema di vedere un po' il nostro grazie. Consiglio in una maniera consigliere Steritano, più prego. Approfondita. Sì, grazie Presidente. Senza ordini che vengono dall'alto. Alto. Io sono molto dispiaciuto che stiamo discutendo ancora di questo argomento, perché andrebbe presentato, il Presidente Laddaga l'ha presentato bene, dobbiamo approfittare del consigliere Laddaga che, essendo un bravissimo archeologo, si sta interessando sulla materia che lui conosce bene, perciò noi dobbiamo tenere e farne tesoro di tutto il Consiglio, avere in aula un autorevole archeologo, perciò potrebbe essere un contributo. Però ci sarà anche un autorevole maestro di professore di architetto e magari l'urbanistica, magari non so se anni fa c'era un noto gelataro che poi però non gli abbiamo dato il commercio perché era incompatibile, ha visto mai che portava troppi gelati in giro. No, perché Dio, è importante e lodevole questo argomento, l'argomento però che va fatto
notare, far presente il consigliere Ciancio, che sinceramente noto che si è sentito piccato che non è stato coinvolto. Il consigliere Ciancio, il consigliere Laddaga l'ha portato in commissione, dentro la commissione c'è tutto il Partito Democratico che ha votato favorevolmente questa buonissima iniziativa. Naturalmente sarebbe da fare una delibera pilota che vada anche negli altri municipi. E noi ci abbiamo il mausoleo lì a Monte del Grano, che è quasi più importante del Pantheon, perciò andrebbe valorizzato, è nel nostro territorio. Fare un consiglio congiunto con l'ottavo municipio per spiegare in tutte le scuole di un territorio così vasto che l'ottavo municipio. E perciò io invito, sono felicissimo di porre anche la mia umile firma a questo documento. Poi, come ripeto, però quello che dice il consigliere Ciancio, dice la scuola, il trasporto scolastico, la multiservizi che ancora, se non sbaglio, produce, mette a disposizione i pullman, vuole dei soldi, e questi soldi in quale bilancio li troviamo? Non so, magari adesso con questa valanga di soldi che arrivano dal Parlamento o dal Governo, probabilmente possiamo attingere, però non so se si possa fare. Però se c'è la firma del direttore, e sicuramente il nostro bravo assessore avrà studiato insieme al Presidente della Commissione, sicuramente si possa. Ecco, però ecco, non so, lo chiedo pubblicamente se posso apporre anch'io la firma, ma no per metterci. Mi sembra un po' strano mettere troppo insieme gli anziani, i comitati di quartiere, mi sembra di intuire, da vecchio politicante e laureato in marketing elettorale, una bella marchetta elettorale, però va bene, meglio questo che altro. Grazie. Grazie, allora, prego assessore. Sì, grazie Presidente. Allora, io mi limito a rileggere con attenzione la mozione, che credo sia abbastanza esaustiva. Ovviamente ho partecipato ai lavori di commissione, ho condiviso da subito questo progetto, insomma, con il Presidente di commissione. Questo non è un progetto del municipio, è un progetto della sovrintendenza capitolina. Quindi la sovrintendenza chiede al municipio un sostegno per sviluppare, diffondere informare la cittadinanza di questo progetto, e la commissione con questa mozione, ovviamente con tutto l'appoggio dell'assessore alla cultura, sostiene assolutamente questa iniziativa. Quindi si tratta di organizzare un incontro pubblico e di diffondere, ripeto, un progetto della sovrintendenza capitolina. E contestualmente si chiede di verificare l'opportunità, la possibilità, la fattibilità di mettere a disposizione il trasporto pubblico, insomma, in modalità eventualmente tutte da definire, semplicemente per dare un sostegno in più per le scolaresche che aderiranno e che avranno il piacere di poter andare a visitare gratuitamente questo meraviglioso museo. Io tra l'altro sono assolutamente favorevole, il Presidente della Commissione lo sa perché ne abbiamo parlato anche in Commissione, perché soprattutto in un momento difficile come questo che è iniziato in realtà 2 anni e mezzo fa, nel senso che noi abbiamo una difficoltà quotidiana valorizzare anche le nostre ricchezze, perché purtroppo con la totale assenza di fondi non è sempre facile. Quando arrivano progetti di un altro ente così ben strutturati e così importanti per tutta la cittadinanza, credo che il nostro sostegno vada in maniera incondizionata. Ripeto, è un progetto della sovrintendenza capitolina, quindi tutto quello che noi possiamo fare per diffondere, parlarne alle scuole, ai centri anziani, ai comitati di quartiere, metterlo sul sito, lo facciamo più che volentieri, insomma. Grazie. Grazie assessore. Allora, ultimo intervento, consigliere Giuliano, prego. Allora, grazie. No, io ringrazio il Presidente della Commissione Cultura, ringrazio la Commissione, ringrazio i componenti, ringrazio tutti. Perché è una iniziativa giusta. L'unica cosa che stona, lo dico al Presidente della Commissione,
perché ovviamente sta in quel settore, è dare un supporto alla sovrintendenza. Questo un po' stona, perché la sovrintendenza delle strutture, diciamo, della città non è che ne segue molto i suoi passi. La sovrintendenza è rigida sui meccanismi e a volte no, crea dei muri invalicabili. Oggi noi che diamo un supporto alla sovrintendenza, a me questo mi lascia un sorriso, no? Dico, siamo noi che diamo, chiedono aiuto, quando noi lo chiediamo come municipio, come istituzione, è difficile che ce lo dà la sovrintendenza, non guarda in faccia nessuno. Però in questo caso siamo noi che diamo un supporto alla sovrintendenza. Questo un po' stona, ma non è ovviamente, non incide sul progetto e sull'idea, che è di elevato interesse. Però voglio dire che la sovrintendenza chieda aiuto, finalmente forse si è abbassata anche ad arrivare a chiedere aiuto all'istituzione di prossimità, sperando che quando poi serva l'istituzione, la sovrintendenza sia disponibile per dei progetti e non metta i veti. Fratelli Italia in questo caso ovviamente è favorevole. Grazie consigliere Giuliano. Allora, ci sono altri interventi? Consigliere Belisario. Pronto? Sì, ecco. Grazie Presidente. E, logicamente nulla da eccepire sulla mozione, vorrei solamente così aggiungere una presa di la mia personale visione sul fatto che non bisogna però nascondersi sul fatto che c'è stata forse la denuncia del consigliere Antonello Ciancio, che è presidente della commissione scuola, solo forse c'è stato un cortocircuito di informazione, ovvero forse il consigliere e il presidente della commissione cultura avrebbe potuto, diciamo così, parlare, relazionarsi con il presidente della commissione scuola senza delegare i consiglieri del Partito Democratico a fare da ponte tra i due, nel senso, questo potrebbe essere forse una cosa appropriata che doveva fare il presidente della commissione Laddaga, anche perché nel cortocircuito di informazione fra due presidenti si è anche così aggiunto un altro cortocircuito sempre di informazione, che ha così consigliere Carlone si è alzato per dire: io però ero presente, avrei voluto firmare. Il sottoscritto che fa parte della commissione non è stato interpellato per firmare la mozione, ma non è che oggi sono, diciamo, preoccupato di questo. La consigliera del Partito Democratico Stella ha così ribadito anche lei lo stesso concetto. Adesso diciamo che, se vogliamo dirla, no, con un nome e cognome, c'è stata questo piccolo cortocircuito. Da questo punto di vista non c'è nulla da, così, non c'è un dramma, diciamo, personale, neanche penso il consigliere Ciancio abbia, da questo punto di vista, avuto un dramma così irreversibile. Però comunque fa piacere che due presidenti di commissioni, anche se non vanno a pranzo o a cena insieme, perché forse non si amano, ed è giusto che sia così, ma all'interno delle istituzioni possano comunque e debbano comunque dialogare, perché stiamo parlando di atti che impegnano in qualche modo anche il Presidente della Commissione Scuola. Poi, diciamo, questo è quello che penso che sarebbe stato opportuno nel portare questo atto. Mi sarebbe piaciuto poi che qualcuno mi avesse chiamato per dire: commissario, perché lei non ha firmato, perché non firma, perché non viene, non quant'altro. Per cortesia, consigliere Laddaga, per cortesia. Per favore, consigliere, per cortesia, consigliere Belisario sta parlando, scusate. Prego, consigliere Belisario. Sì. Il come si chiama? L'iter di anni di consigliature passate dava la possibilità all'estensore di qualsiasi documento di telefonare o rintracciare per far firmare il documento, ma cioè,
quindi no, non penso che sia un dramma fare un passaggio in più, ma ripeto, adesso tutti quelli che vorranno possono andare a firmare, firmerò anch'io come tutti quanti, però questo è un dato di fatto, adesso può dar fastidio o può non dar fastidio, può essere condivisibile o non condivisibile, questo è il mio punto di vista, ma penso che sia il punto di vista anche di altre persone. Grazie. Grazie consigliere Belisario. Consigliera Vinci, prego. Grazie Presidente. Sì, buongiorno a tutti. Ma solamente perché altrimenti insomma chi potrebbe vedere oggi il Consiglio non riesce a capire cosa sta succedendo, perché è una cosa tutta lodevole, buona, una cosa positiva, però sta creando questo problema. Questo problema lo crea il fatto che in questi 2 anni e mezzo non si è mai attuata la stessa linea di tutte le cose, perché se ci fosse stato un atteggiamento uguale per tutte le commissioni, per tutti gli atti, non staremmo qui a perdere tempo più di un'ora per parlare di queste cose. Il problema è che ci sono state fughe in avanti, situazioni poco chiare che andavano viste meglio di quella che stiamo vedendo adesso, e quindi questo ha portato oggi ad alzarsi in piedi e dire sì, però poteva essere fatta così. Allora, non credo che ci sia stato un problema, perché quanto è stato detto fino adesso, io non faccio parte della commissione purtroppo, quindi non c'ho nessuno che mi poteva parlare, le persone che l'hanno votata la potevano firmare, non mi sembra neanche un problema, perché di mettere la firma, tanto se la votiamo vuol dire che siamo favorevoli, quindi voglio dire, di che parliamo? Quindi probabilmente è un problema, perché siccome anche la commissione scuola, alcune volte io faccio parte, sono la vicepresidente, è stata diciamo un po' imbeccata e dire ma hai fatto questa cosa, non era di tua pertinenza, non era di tua competenza, allora, o decidiamo, visto che c'è rimasto poco tempo, di portare avanti tutte le cose in maniera corretta e quindi che ci siano cioè in tutte le commissioni competenti vengano chiamate a poter parlare e poter partecipare anche nella creazione degli atti, oppure ogni volta che qualcuno porterà degli atti e magari non ha la competenza totale si prenderà anche le critiche giuste. Grazie. Consigliera Rozzi. Mamma mia, io rimango basita, non so se ridere o se piangere certe volte. Stiamo parlando da 35 minuti, 40 minuti di una cosa della cultura che riguarda insomma pubblicizzare questo museo che abbiamo nel nostro territorio in condivisione con i territori limitrofi, e stiamo chiedendo una congiunta come se dovessimo parlare del più grande problema insormontabile sul territorio. Io proporrei, visto che là andranno anche i pullman, di coinvolgere la commissione mobilità, visto che ci sono i centri anziani, la commissione sociale, si tratta di patrimonio, quindi coinvolgiamo anche la commissione patrimonio. Anzi, io direi facciamo un consiglio aperto per valutare se è utile andare o meno a vedere un museo. Cioè stiamo raggiungendo il limite dell'assurdo. Stiamo raggiungendo il limite dell'assurdo, perché una commissione cultura per promuovere un progetto culturale ha osato interpellare i dirigenti scolastici. Lesa maestà, cioè siamo veramente al limite dell'assurdo. Forse probabilmente non dovevano far dimettere Marino, ma dovevamo pensare a dimetterci tutti quanti noi, perché se questi sono i discorsi da bassa politica sul territorio, forse è meglio che andiamo tutti a casa. Grazie. Grazie consigliere Rossi. Consigliere Cofano. Grazie Presidente, alcuni interventi che mi hanno preceduto insomma, mi hanno lasciato un po' perplesso, perché l'iniziativa che stiamo votando oggi è un'iniziativa lodevole, non serve che il Consiglio in tutta la sua complessità con i 25 componenti e membri dell'Aula firmino la mozione, perché la mozione è sotto lavorazione della Commissione da circa 3 settimane, insomma. Penso che il voto sia la cosa che testimonia se un consigliere condivide o meno per i contenuti quell'atto, e non per far vedere che l'ha proposto anche lui, perché noi possiamo pure firmarla tutti e 25, possiamo anche andare al notaio per firmarla tutti e 25, però insomma non penso che risolva chissà che la cosa. Io penso che in realtà ci sia veramente bisogno che i consiglieri testimonino il loro parere positivo dando il voto, quella è la cosa importante. Oltretutto penso che tra i firmatari mi sembra che ci sia anche il vice capogruppo del Partito Democratico, per cui penso che i ruoli o sono importanti sempre o sono importanti a fasi alterne. Penso che in realtà siamo tutti abbastanza grandi per capire che alcune polemiche sarebbe meglio lasciarle a casa. Per cui
noi in realtà io condivido l'iniziativa lodevole del Presidente Laddaca, non l'ho firmata la mozione, non la firmerò e voterò favorevolmente, chiaramente, per cui in realtà mi sembra veramente di assistere a un dibattito piuttosto bizzarro sul tema. Riconosco il lavoro della Commissione Cultura, dall'altro ci troviamo tutti i giorni nelle commissioni ad interfacciarci con dirigenti che hanno più o meno competenze anche con tematiche che vanno a valicare confini di altre commissioni. Per alcuni diventa un problema, per altri no. Questo è sempre insomma il frutto di... Evidentemente da venerdì pomeriggio, come ha detto qualcuno prima, cambia un po' il disegno anche dei municipi, ma questo insomma lo davamo piuttosto per scontato. E detto ciò, insomma, anticipo la dichiarazione di voto, ma insomma, il mio capogruppo, che è anche componente della commissione, avrà modo di esprimersi meglio. Noi voteremo comunque a favore, grazie. C'è la consigliera Carus, l'ultimo intervento, poi passiamo alla dichiarazione di voto. Sì, Presidente, assessori e colleghi consiglieri, rinuncio volentieri diciamo all'intervento semplicemente dicendo che la Commissione sta promuovendo un progetto che non sta promuovendo la sovrintendenza o qualche altra istituzione, ma semplicemente un progetto che sta cercando di far conoscere sul territorio, con molta difficoltà anche perché i nostri municipi sono accorpati, dei beni e un patrimonio che già esistente. Sul resto penso si siano già espressi molti interventi e molti colleghi precedentemente. Grazie. Grazie consigliera Carus. Allora passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Benassi, prego. Sì, grazie Presidente, colleghi e colleghe. Come anticipato dal mio collega, la Sinistra Ecologia e Libertà voterà favorevole a quest'atto ed è stata molto felice di fare questo sopralluogo in questo museo che prima non conosceva, parlo personalmente. Credo che tra le nostre funzioni una di quelle più nobili è fare anche questo tipo di promozioni, cioè vedere cosa abbiamo intorno, qual è il nostro patrimonio storico e archeologico e valorizzarlo. Grazie. Altre dichiarazioni di voto, consigliere Ciancio, prego. No, forse c'è stato. Grazie Presidente, giusto per tranquillizzare un po' l'aula, il PD attraverso il vice capogruppo ha firmato e ne siamo pienamente, come condividiamo e votiamo e firmiamo questa mozione. Un punto che mi preme, e magari i consiglieri dovrebbero saperle, per rendere esecutivo qualcosa bisogna poi parlarne, del trasporto di questi piccoli si deve fare, quindi si deve trovare una modalità per attuarlo. Ecco le perplessità di un incontro, abbiamo lavorato sul trasporto scolastico all'inizio della consigliatura, dove ci sono dei problemi, è ovvio che era un contributo positivo rispetto al fare, non a primogeniture o rivalità o temperanze con qualcuno. Di questo si tratta, ne discuteranno e troveranno la soluzione comunque al problema. Il Partito Democratico vota convintamente questa mozione di cui il vice capogruppo ne ha firmato e ne ha esteso a tutti i consiglieri del PD. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Coglia, prego. No, solo brevemente, perché penso che, come ha detto anche Monica, che abbiamo preso troppo tempo per questa mozione. E siamo naturalmente favorevoli a tutte le iniziative culturali come questa che valorizzano il territorio e soprattutto quelle volte a anziani e scuole che come dire, devono essere sempre più vicini come centri di valorizzazione della cultura del territorio. E mi spiace ci sia stata questa polemica, a mio avviso io sono molto pratico nelle cose. Una volta approvata questa mozione, io penso che la Commissione Scuola possa approfondire con i dirigenti scolastici questa ed eventuali altre iniziative culturali legate al territorio che quindi riguardino anche il municipio. Grazie. Altre dichiarazioni? Consigliere Matrona. Anche Forza Italia è favorevole perché finalmente riportiamo dalla grande schifezza che si era verificata poco tempo fa con immondizie e roba varia, riportiamo allo splendore il nostro municipio. Spero... Mi auguro che ci siano altre iniziative del genere, perché già ce n'è stata un'altra dove io non ho potuto partecipare, ma ha partecipato il consigliere Carloni, e devo dire che sono belle iniziative.
Una cosa che direi, mettiamo prima di portare poi i nostri turisti al mausoleo del Quadraro, no? Che non c'entra niente adesso, a Piazza dei Tribuni, io un consiglio ai consiglieri, mettiamo a posto quel mercato, perché sennò sarebbe uno scempio arrivare al mausoleo con i turisti, con i pullman. Io già l'ho detto 10.000 volte, pullman a 2 piani, a 3 piani, 4 piani, così si vede bene la schifezza di Piazza dei Tribuni, e più che vedere le rovine del mausoleo vedremo le rovine di quel mercato. Pertanto mi dispiace, consigliere Ciancio, purtroppo che non è stato capito il consigliere Ciancio qual è, però purtroppo è stato colpito nell'orgoglio da presidente. Ma l'assessore alla scuola, signor presidente, io credo che ci sia il vicepresidente Morgia che abbia preso un po' le funzioni da assessore, da quello che ho capito. E non riesco a capire, magari sarebbe stato giusto e bello che lo stesso avrebbe avvisato il consigliere Ciancio in qualità di presidente e avrebbe detto: consigliere Ciancio, c'è una mozione, cioè sta calmo. C'è una mozione da firmare, magari ce l'avrebbe spiegata anche lo stesso. Quindi Forza Italia vota a favore, grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere La Notte, prego. Allora, io sono favorevole a questa iniziativa. No, perché volevo sottolineare una cosa. Prima di tutto chiedere alla Commissione Cultura e anche a questo Consiglio se questa iniziativa venga fatta a Villa Lazzaroni, visto che si parla di due siti della città storica, quindi insomma dell'ex nono, quindi sarebbe anche interessante fare un evento in quella sede. E secondo, sono contenta che visto che all'inizio della consigliatura avevamo parlato proprio del trasporto scolastico e di utilizzare quei veicoli che purtroppo vediamo fermi dalle 9 sino alle 12.30 vicino alle scuole o nelle vie, o per esempio Villa Lazzaroni. Consigliere La Notte, dichiarazione di voto. Ringrazio e spero che la Giunta, visto che mi ha risposto negativamente quando gli abbiamo chiesto del trasporto scolastico, questa volta sicuramente dirà di sì. Grazie. Altre dichiarazioni? Consigliere Aldaga. Grazie Presidente, sì, voterò contrario ovviamente. Volevo... Grazie della dichiarazione di voto. Prego, passiamo. Presidente, prego. Il mio rammarico in sede di presentazione ovviamente aveva ben donde di essere espresso. Il Presidente mi deve concedere però una precisazione in merito alle firme, perché altrimenti sembra che questa da parte personale, no, che io stesso le firme a qualcuno e a qualcun altro no. Allora, credo che tutti i commissari della sesta commissione mi possano dare atto che ogni volta che votiamo io mi fermo, esco anche a inseguire e cercare i consiglieri che sono più presenti in corridoio che nell'aula dove si fa la commissione. Mi fermo, tutti quelli che risultano... No, Presidente, mi scusi, io questo... siccome è tornato più volte... Allora, io mi fermo e do a tutti in modo di poter votare come giusto che sia, rispettando tutte le forze politiche e tutti i commissari. Evidentemente questo rispetto finora è andato al di là del normale e quindi da oggi le regole in commissione sesta cambieranno. Chi è in aula vota e risulterà al voto, chi non c'è non lo aspetto più. Dopodiché il voto, le firme sull'atto sono chieste dagli uffici da parte di chi ha votato quell'atto e quindi è presente. Ma in sede di presentazione ho detto e sottolineato che le firme erano soltanto simboliche, perché era un atto di tutta la sesta commissione che ha lavorato a questa cosa per un mese. E per un mese nessuno si è sognato di dire delle cose che sono state dette questa mattina. Quindi il nostro voto sarà favorevolmente e convintamente su quest'atto, che era una stupidaggine, Presidente, una cosa che in 10 minuti si poteva licenziare. Grazie. Grazie. Allora, non ci sono altre dichiarazioni di voto, consigliere Lecce. Grazie. Chiederò un parere favorevole. Mi dispiace che il Presidente della Commissione Cultura sia così irritato. Evidentemente sono state attenti voi che fate parte della commissione cultura, perché adesso sarete picchiati. Io vorrei solamente dire una cosa però, l'anno scorso credo abbiamo fatto un evento proprio con
con la commissione cultura che era la ciclopedalata a zero, a costo zero, e poi l'anno dopo invece, visto che erano stati dati dei soldi dal sindaco Marino, l'abbiamo fatta a 10.000 euro. Ma se qualcuno può spiegarmi anche questo, e perché se facciamo degli eventi a costi zero non è passato neanche per la commissione i soldi. Buonasera, siamo in dichiarazione di voto, consigliere Patrona. Si ha fatto votare, due del gruppo misto, due capigruppo, scusi signor Presidente, ma lei... c'è ragione, ho sbagliato, scusate, consigliere Patrona, per favore. Allora, non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? È la stessa cosa. Cioè, Francesca, alla fine tutti d'accordo l'hanno fatto per questo cacciare. Io ho solo detto che sta un po' antipatica sulle tendenze e basta. Ho ragione. Grandi motivi. Lo so benissimo, era per mettere in evidenza ciò. E che ce l'ha battuta la sovrintendenza. Salutiamo l'assessore Natale. Dov'è? Controprova, chi è contrario? Chi si astiene? Allora, vince tuo voto a favore, nessun contrario, nessun astenuto, l'atto è approvato. Allora, consiglio seconda convocazione, terminato.